Bentrovati amici di tuttosassuolocalcio.com. Quello di Erna potrebbe essere una giornata importante per il Sassuolo. Alle ore 11.30 verrà presentato il nuovo direttore tecnico Guido Angelozzi, che ha preso il posto di Nereo Bonato. Angelozzi sarà il braccio destro di Giovanni Carnevali, direttore generale e amministratore delegato del club neroverde. Si occuperà quindi del mercato in entrata e in uscita per la formazione neroverde. Però nella conferenza stampa di Erna potrebbe arrivare anche altri annunci. Quello più atteso è il rinnovo contrattuale del Puma, Francesco Magnanelli, colui che ha contribuito alla scalata del Sassuolo dalla C2 alla Serie A. Tutta Sassuolo attende questo annuncio. Oggi potrebbe essere finalmente il giorno giusto per mettere il tappo su Magnanelli Full, come l'abbiamo ribattezzato noi di tutto Sassuolo Calcio. com. Poi potrebbe arrivare l'annuncio del rinnovo contrattuale di Marcello Gazzolo, un esterno che piace tanto ad Eusebio Di Francesco. E poi va verificato il nuovo ruolo di Paolo Bianco, che ha smesso di giocare alcune settimane fa, giocando la sua ultima partita contro il Genoa al Mapei. Per lui è pronto un ruolo, probabilmente da allenatore del settore giovanile. Va capita quale squadra gli verrà affidata, oppure potrebbe essere nello staff di Eusebio Di Francesco. Sembra risolta a favore del Sassuolo la situazione Berardi. La Juve dovrebbe aver acquistato il cartellino del giocatore. Ieri c'è stato un incontro, l'accordo sembra fatto con Berardi, che rimarrà in neroverde per un'altra stagione. Questa è decisamente una buona notizia per Eusebio Di Francesco, ma soprattutto per un Sassuolo che potrà ancora una volta puntare sul talento più cristallino del calcio italiano. È caldo anche il mercato, il Napoli è sempre in pressing su Versalico, non potendo arrivare su Darmian del Torino. Qui potrebbe esserci un forte conguaglio per il Sassuolo, il prestito di Duvan Zapata. Sono queste le notizie che circolano in queste ore, però ancora qualche momento, ancora qualche ora di attesa per sapere se tutte le cose che vi ho anticipato saranno vere o meno. Noi saremo presenti alla conferenza stampa e vi racconteremo live quello che accade nella sala stampa del Ricci. Grazie, buona giornata.